delle belle trame, una squadra che ha dato fino alla fine, qualche erroretto dietro, ancora qualcosetta da sistemare lì, no? Nel complesso penso sia soddisfatto. Devo dire molto molto soddisfatto, perché affrontiamo un avversario secondo me di ottimo livello, un avversario che sicuramente farà un campionato di vertice nel nostro girone. C'erano tante preoccupazioni, perché 120 minuti in questo momento sono tantissimi per una squadra che comunque ha fatto poi alla fine una partita ufficiale sola, però secondo me ci sono tantissimi spunti. Sono d'accordo che possiamo fare molto di più, però credo che con la palla abbiamo fatto quello che mi aspettavo oggi, era di mantenere la buona qualità con la palla che abbiamo ottenuto. Secondo me lo stiamo facendo con buona qualità, sono d'accordo. Nelle partite precedenti siamo sbilanciati un po' troppo, insomma in questa siamo cresciuti molto, perché a livello di equilibrio abbiamo trovato un buon compromesso tra essere propositivi ma al tempo stesso non sbilanciarci troppo. Sulla parte difensiva è chiaro, abbiamo preso gol su un infortunio, da un calcio di rigore, da un infortunio che ci sta in questo momento della stagione. Speriamo che capitino il meno possibile questi infortuni, però fanno parte del percorso, e poi una squadra schierata, quindi con un gol da fuori, quindi tutto sommato. Però una squadra che in questo momento ha la forza, non solo con le gambe, ma con il cuore, con l'orgoglio, si trova sotto dopo che ha avuto la possibilità per andare su 2-0, si trova 2-1, la forza di trovare il 2-2, di sbagliare più volte il 3-2, di andare a vincere la partita, secondo me questa sera non posso essere davvero che super soddisfatto. L'immagine della partita mi viene da dire Maras che con i crampi segna il gol del 3-2 e che da mediano quasi quasi è stato più pericoloso e più decisivo davanti che non quando giocava alle spalle della punta. Sì, oggi che ha fatto una partita straordinaria, se parliamo non mi piace molto parlare di individui, però quando sono belle partite come queste è giusto farlo. È un giocatore che ha talmente tanta qualità e conoscenze che può giocare in tantissimi ruoli, è partito a fare una sorta di trequartista, seconda punta, mezzala adattata, poi quando volevamo vincere o recuperare la partita ci siamo messi su con tantissimi attaccanti in campo, messo in mezzo al campo, però è un giocatore in questo momento quasi insostituibile, perché ha delle caratteristiche tecniche di motore che oggi è per noi un giocatore fondamentale. Ma proprio questo, mi inserisco su questo, la duttilità di Varas unita alla duttilità anche di Capelli, che avevamo visto accettare a giocare in quel ruolo, può convincerli magari a non intervenire in attacco e magari a farlo, non so, pensando un po' a Capelli e Varas a centrocampo. Lo so che vi appassiona questa questione del mercato, ma ne abbiamo parlato ieri, sono passate, se non sbaglio, 24, siamo mezzanotte, 36 ore, non ho ancora parlato nel direttore delle ultime 36 ore. Io quello che mi tengo stretto, ma sembra un affare del fatto, ma poi parli con le altre persone, ho beccato adesso venendo qui un dirigente della Feralpi che conosco, e la prima cosa che ti riconoscono a questa squadra è il fatto dei cambi. Se pensiamo ai cambi che oggi ho avuto la fortuna di fare, secondo me in Serie C non molte squadre hanno questa opportunità, e quindi sono un allenatore davvero da questo punto di vista fortunatissimo. Poi sono convinto, e continuo a dirlo, che se c'è la possibilità di migliorare questa squadra, io sicuramente non mi tiro indietro nel fare richieste e la società non si farà mancare nulla. È vero, come ho detto il primo giorno, che migliorare in termini di numero e qualità questa squadra non è così semplice, e quindi c'è il rischio di fare dei danni, secondo me. Però sono sicuro che ci siederemo al tavolo e valuteremo bene se c'è qualcosa che si può fare. Io lo richiederò, ce l'ho in testa cosa posso chiedere, anche se in questo momento non ve lo dico, però, e sono convinto della società, sicuramente si farà trovare. Abbiamo posto, già fatto. No, io volevo solo dire che ha detto che non ho capito bene. Sì, parlo veloce. No, sì, scusa, che è contento della squadra. Molto. Molto contento, poi ripeto, molto contento, ma anche qua voglio che passi un messaggio ben chiaro, se no passo per l'aziendalista. Io non sono aziendalista, io voglio vincere qualcosa di importante, non lo dico mai cos'è. E credo che il mio compito sia quello di stimolare la società il più possibile laddove vedo delle carenze. In questo momento però sinceramente non ne vedo molte di carenze. Se possiamo intervenire, io ripeto, qualcosa in testa, e ne parlerò nei prossimi giorni con la società, e sono convinto che se c'è la possibilità, perché bisogna vedere cosa offre il mercato. No, ma vuol dire che ho visto male io, perché naturalmente se tu hai visto che è una bella, che ricordo naturalmente ho visto male. Cosa ha visto? Ho perso così, mi faccio. No, ho visto una squadra che può vincere campionato, che può lottare vincere campionato, vista stasera con tutte le attenuanti del caso, tenendo presente ovviamente che siamo in fase di preparazione, che è la prima partita, in termini di prestazione di risultato. Io credo che manchi molto per poter, come dice lei, di poter
fare qualcosa di importante. Per mio modesto. No, mi fa piacere, cioè, mi fa piacere il parere, ovviamente lo accetto, sono un po' di un parere diverso, sinceramente. Io penso che il tempo lo dirà se avrò chi avrà ragione, ma ripeto, voglio che sia chiaro questo, sennò passa di dire. No, ma non ho dubbi, no, ma quello che voglio passi chiaro il messaggio, sennò sembra che no, ma il mister Andretti non chiede niente, no, io chiedo quello che serve, però devo capire bene cosa serve. Qualche idea, ripeto, in testa ce l'ho, però pensare che questa squadra abbia bisogno di essere stravolta, io sinceramente. Stravolta non ho, però mister ha bisogno di qualcosa per poter vincere. Se capisce quel poco che capisce, però calcio, faccio una domanda, facciamo calcio, no, dubbi che ci capisce per poter vincere. Io credo, sono d'accordo, io credo che oggi abbiamo fatto 6 cambi, sono entrati Spagnoli, Liguori, Valente, Villa e ora sono un po' stanco Kirwan. È entrato come sesto cambio Granata e abbiamo 3 giocatori squalificati. Io non so quale altra squadra può, ma mi sto dando una responsabilità a me stesso, cioè per me sarebbe più facile, magari qualche allenatore molto più importante di me, farebbe discorsi diversi. Poi ripeto, se si può migliorare, io sono convinto che lo faremo, assolutamente. Ed è bello dirlo subito, no? Perché poi dirlo dopo è troppo facile. È bello dirlo. Se più fatica a dirlo, no? Assolutamente. Se uno mi fa un complimento, dice che sono una bella squadra, sì, tutto bene. Se uno dice una squadra per raggiungere obiettivi alti, credo che manchi qualcosa da mio modesto punto di vista. Mi fa piacere che lo dica oggi, perché vuol dire prendersi una responsabilità come me la prendo io, e sinceramente spero che lei abbia torto. Senza sbilanciarsi sul ruolo, più un giocatore difensivo secondo te, o magari qualcuno che può spezzare anche il ritmo a livello offensivo, o magari uno che dà equilibrio? Ma secondo me oggi la valutazione da fare, mi leggo la domanda di prima, so, ripeto, mi piace molto parlare di mercato, io vorrei parlare un po' più della partita, ma va benissimo, non è un problema. Credo che le valutazioni vadano fatte all'interno di quei giocatori di duttilità di cui parlavamo prima. Una volta che abbiamo capito bene dove creare i doppioni, a quel punto è un gioco di incastri e si fa una scelta. Ora, numericamente siamo ben coperti, se si può alzare il livello, secondo me lo faremo. Parlando della partita, nel primo tempo, ma anche diciamo fino al 2-1 loro, è sembrato che Padova andasse bene e lasciare un po' più di palla alla Peralpi e agire magari negli spazi, così era una cosa che avevate provato, ma la partita aveva portato a questo. Così questa è una domanda tattica che mi piace, perché capiterà anche a noi spesso. Io credo, senza stare a fare tanto il professore, però, che il dominio della partita ci sono due modi: te lo puoi prendere o te lo possono lasciare. Te lo puoi prendere perché sei superiore all'avversario, o te lo possono lasciare perché l'avversario dice ok, sbilanciati. Oggi abbiamo fatto in maniera un po' più conservativa, visto che poi, tanto segreti non c'è, nelle ultime partite ci eravamo sbilanciati un po' troppo. Anche la scelta, nel caso in cui non fossimo riusciti ad andare a prendere gli altissimi, di difenderci con orgoglio all'interno della nostra metà campo. L'abbiamo fatto, secondo me si può sicuramente fare con maggiore ordine, però la scelta ogni tanto di far portare gli avversari, che è una squadra che comunque prova a giocare, tanti giocatori sopra, secondo me ci ha permesso, soprattutto nel primo tempo, tante volte di partire, andare 3 contro 3 campo aperto, perché abbiamo creato i presupposti non solo per andare in vantaggio, ma anche per andare su 2-0. Quindi è stata un po' una scelta ragionata dopo un momento in cui magari eravamo più portati ad andare in giro per il campo. Dobbiamo essere bravi ad attaccare in tanti, ma anche a saperci difendere, siccome oggi abbiamo fatto, al di là di quegli episodi di gol, però sono 2 episodi singoli, secondo me, con buon ordine. Leggo, scusami, perché deve ancora capire un po' che formazione c'è in campo, non so se a una settimana inizio campionato hai l'idea più chiara dopo questa partita oppure è un po' di... No, perché, ma anche qui mi piace, belle domande bellissime, io non ho dubbi, io ho tantissimi dubbi, cioè come vorrei ragionare, mi piacerebbe ragionare, avendo l'idea dove siamo partiti, qual è, così condividiamo l'idea. Creare 22 giocatori, ma non 22 per dire, perché oggi c'è fuori, c'era Liguori, c'era Valente, c'era Spagnolo, cioè c'erano i giocatori di cui parlavo prima. Creare una squadra nel gioco delle coppie molto forte, questo ci obbliga a spingere a 300 euro in settimana. Per tenere vivo questa cosa io devo fare una cosa molto semplice, gestirla come? Chi vedo meglio in settimana lo faccio giocare domenica. Quindi il fatto che io non sappia la formazione è perché, come ieri, fino all'ultimo secondo voglio vedere chi spinge di più. Voglio creare competizione interna e premiare chi spinge di più in settimana. Sono in grande difficoltà perché, ho detto prima, tenere fuori oggi Liguori, Valente, Spagnoli, Kirwan, Granata, 3 squalificati, non è una passeggiata. Però se non so come siamo abituati, non ho idea, pensare che questa squadra ci siano 11 titolari, con me non ci saranno mai.
ma non perché lo voglio io, perché la rosa, la qualità della rosa impone che devo valorizzare al massimo tutti, perché tenere vivi tutti vuol dire avere una squadra che chi entra dalla panchina oggi, la seconda volta come a Cesena, due partite ufficiali per due volte, secondo me chi è entrato ha spaccato la partita. E per farlo devo tenere vivi tutti e quindi non dare mai certezze, non mi piace avere un riuscito dare in questo momento. Magari poi andando avanti si creeranno delle dinamiche, oggi queste dinamiche non ci sono ancora. Quindi quando cambi 11 chiari forse sarebbe qualcosa di negativo, perché vuol dire che gli altri sono abbastanza sotto rispetto a loro, quindi mi pare capire, no? No, non ce li ho perché sono tutti, sì, perché sono tutti di ottimo livello. Adesso sì, esatto. Ma nel momento che dovessi 11 giorno, chiari vuol dire che avrò un allora, esatto, il giorno in cui con questa rosa avrò le idee chiare con la formazione, vuol dire che o io non sono stato bravo a valorizzare la rosa perché ho fatto spegnere qualcuno o qualcuno ha mollato. Se invece avrò sempre dubbi come adesso, vuol dire che i ragazzi stanno guardando la grande e quindi io non avrò mai certezze, ma queste certezze voglio che non me le lasciano mai. Voglio che non mi facciano dormire il sabato notte a pensare alla formazione come questa volta, perché ho mille dubbi. Allora vuol dire che io, noi come staff siamo stati bravi a coinvolgere tutti e i ragazzi hanno spinto. Non vedo altre chiavi con questa squadra. Magari altre squadre hanno delle gerarchie più definite. Noi secondo me in questo momento no. E nei fatti sono state coinvolte tutte, guardando le varie formazioni amichevoli o varie ufficiali, insomma. Ma oggi ha giocato Favale che non ha giocato titolare col Cesena, Bianchi non ha giocato titolare col Cesena, ci sono dei giocatori che non ha giocato, qualcuno anche per squalifica perché poi rientrava Belli, probabilmente oggi avrebbe giocato, era squalificato, quindi con questa quantità di giocatori sinceramente il giorno che ho una formazione, ripeto, vuol dire che ho perso qualcuno per strada, vuol dire che non abbiamo lavorato bene. Io volevo parlare su Spagnoli perché è un po' il nuovo acquisto e oggi c'è stata soddisfazione di entrare nella zona. Ti dico, la cosa per me straordinaria che rappresenta lo spirito che voglio che abbia la mia squadra è quello che ha fatto Spagnoli oggi. Mi capita una palla vincente dove può chiudere la partita a tu per tu con il portiere, ha pensato a rifinire un assist secondo me straordinario per far gol al compagno, non ha pensato a se stesso, a valorizzare in quel momento perché l'attaccante poi vive di quello, no? Ha pensato alla squadra, ha pensato a far gol al suo compagno che poteva spingere in porta. Se noi manteniamo questo atteggiamento di Spagnoli in questo caso e lo facciamo nostro con tutti i giocatori, secondo me, mi dispiace, ma sono convinto che faremo un campionato di livello.